un attimo ecco ho interrotto bruscamente la sigla e intanto parlo da solo ragazzi oggi mercoledì caldissimo mercoledì primo giugno domani ci sarà eh, la festa infrasettimanale quindi non lavoreremo che bello che bello ma nel frattempo sta per partire anche la diretta video ecco Bene, ero già in diretta podcast, audio, una marea di gente. Oggi, signori, non c'è nessuno su Spreaker. Probabilmente il caldo, posso capire, probabilmente. Il, la festa di domani molti sono fuori porta ma noi non ci arrendiamo e vi ricordo in ogni caso che le puntate del Giannizzero per coloro che volessero unirsi all'allegra all banda sono disponibili poi in eh, differita sia su Spotify Google Podcast e naturalmente su YouTube e poi è nostra diciamo eh, eh, prontezza e mettere il video appena possibile a disposizione oggi però non posso chiacchierare in diretta speaker perché? perché non ho nessuno ancora in linea sono orfano di tanti ascoltatori quindi non perdo tempo e vado a eh, analizzare quello che è successo nel gruppo negli ultimi due giorni commentare i vostri vari post di wargame e commenti sulle... <coughs> sul nostro mondo quindi andiamo su Gruppo Facebook, ecco già aperta la pagina, vediamo un po', e sono sulla discussion. Oggi, comunque, diciamo una giornata veramente quasi semi-estiva: semi non c'è tanto movimento nemmeno sul gruppo. Ecco, ho preso dal gruppo della GMT, in cui posta l'amico Roger McGowan questa copertina. School of Learning, non comprerò un altro gioco per almeno 12 mesi e altre eh, barzellette, diciamo ironiche, che ti puoi raccontare da sé. È arrivato Damiano, signori, ecco, vado in diretta, incredibile, è arrivato Damiano, sei il primo oggi Damiano, ma posso capire. È un prefestivo, quindi molti si stanno dando alla pazza gioia. Sono eh, alle prese con le gite fuori porta, quindi so siete comprensivi. Ma è arrivato anche Diego, è un po' in ritardo, ma c'è anche Diego, quindi siete già due. Vado di nuovo sul gruppo Facebook a scorrere, quindi già ci sono due persone. Eh, su speaker in maniera tale che mi aiutano a commentare dicevo di questa copertina che da notare da eh, per analizzare bene I'm not buying è il futuro preso in continuous che dà una cosa assolutamente certa non è I eh, will not che magari è, può essere o non può essere questo è proprio uno che dice non comprerò eh, alcun gioco per almeno 12 mesi, non è vero? Io ci sto provando per questo mese dato che abbiamo abbastanza, ci proverò. Per questo mese eh, a non comprare molto difficile, vedremo un po'. E eh, Diego ci dice in diretta: oggi attivato pacco giochi e vai. Diego, pare che hai, stai finendo, stai completando le tue, diciamo, fatiche da docente di storia e filosofia. Scendiamo un attimo, vediamo un po'. Ecco c'era l'amico Riccardo che eh, torna a parlare di Givas Victories. Eh, ci tornerò su Givas Victories, l'ho acquistato sul Kickstarter. E non l'ho ancora giocato, ho solo dato una letta veloce, letta una, eh, quella tecnica skimming e scanning delle regole. Eh, sono quattro giochi in uno, quindi. Eh, richiede anche tempo, attenzione, ne parlerò appena potrò dare un'analisi molto oggettiva del sistema. Poi c'era Giovanni Nicoletti che ha acquistato eh, un altro titolo di autori italiani. Ciao Tony, ben trovato. Italy 4345, The Showdown, la resa dei conti, un coin fatto da, eh, da autori italiani. Anche questo merita approfondimento. e, e mi prefiggo di giocarlo almeno nei prossimi due mesi e, come al solito, eh, sto mettendo un po' da parte le analisi veloci veloci di titoli appena usciti e mi focalizzo sui titoli che ho provato a fondo. E che magari già conoscevo, come appunto è questo Army Group Center. E diciamo, le prime impressioni le farò sì, però in, in tono minore. E poi, ecco, annunciavo il Giannizzo, c'era Aiutate Davide eh, Jeluzzi che cercava il regolamento tradotto di World to War 56 Baston, eh, mi pare di averlo aperto, ma non, non so se esiste il regolamento in italiano. Diego mi diceva in diretta. Ho preso Catafract Piacenza 1746, un VVictis, già risparmiato 13,8 euro grazie a Casus Belli. Ecco, Diego mi permette anche di parlare che eh, con i piccoli sconti che abbiamo, eh, che eh, diamo ai nostri soci. Eh, le 10 euro, perché poi altre 10 euro sono col libro in regalo, le, le ammortizzate subito. Quindi, signori, eh, veramente iscrivetevi, iscrivetevi perché anche un solo euro eh, ci permette di capire che siete con noi e ci permette di potenziare quello che offriamo nelle varie convention, ma perché no, anche per quello che offriamo online, eh, a livello di trasmissioni, di recensioni e quant'altro. Poi vediamo un po', eh, questo c'era sempre. Non voglio più parlare di Modena, abbiamo già eh, parlato abbastanza. Eh, siamo contenti della sua riuscita e vedremo per l'anno prossimo. Poi c'era ancora. Il sacro graal di qualcuno, questo plastic corner trimmer, eh, non c'è la, la misura. Eh, Marzio Foggetti che si, eh, si cela sotto il nickname Corchi Castoro sarà un due pollici e mezzo. Sì, non lo so, vediamo un po'. Dovrebbe essere un 2 pollici e mezzo quello che mette in scatola, ma eh, di solito c'è l'adesivetto eh, eh, sulla scatola. Io per eh, arrotondare. Gli angoli dei counter solitamente uso il 2, quelli piccoli, i counter piccoli come vedremo in Group Center. Quelli un po' più grandi, da 5 ottavi di pollice e similari, uso quello a 2,5, ma universale con quello a 2,5 fate bene lo stesso anche i counter più piccoli e Andy Cassavitis lo ringrazio per questo ricordo 2018, ritornerà piana delle orme. Sicuramente. Il raduno, e... siete già tutti invitati? Ci sarà un solo evento, la grande asta che avrà luogo il sabato sera. Eh, Damiano mi dice dicevano che non erano stati accesi i condizionatori della convention di Modena, ce ne siamo accorti Damiano a Modena faceva davvero eh, caldo Tony mi dice Ecco che su Aliexpress eh, ha trovato eh, il due pollici e mezzo presumo a 39 dollari perché io mh, avevo provato a comprarne una copia a 39 dollari su Aliexpress è ben contento, Tony. Vedrai che eh, i counter avranno tutto un altro aspetto. Poi ecco eh, stamattina che eh, avevo una mattinata libera di ferie. E stavo riordinando la mia biblioteca di Wargame e è venuto fuori un catalogo della GDW del 1978, eh, un pezzo come al solito da, di antiquariato, e ho voluto mettere questa immagine sul gruppo. Eh, con spese quasi 60 euro, e eh beh, spese postali se le, spagate, le avrei pagate 20. Quindi presumo che, però, il clipper l'avrei pagato una quarantina di euro. Poi c'era Vico di cui avevo già parlato, ecco, vedete. Anche oggi eh, un po' scarsi i post, eh, Marzio parla di Korean War, un gioco che abbiamo aperto ma su cui dobbiamo assolutamente tornare e sarebbe bello se qualcuno ne facesse una recensione eh, approfondita perché eh, la guerra di Corea, Corea scappiò proprio in questo periodo e quindi i nuovi arrivi di marzo prevedono il buon Korean War di John del design John e il suo Corner Trimmer. Ecco, poi abbiamo già parlato di war, We Were Brotherhood, come vedete, pochi post, e vediamo un po' se eh, c'è Luca Lusiani, l'amico di Biella, il giovane amico di Biella, eh, per quanto riguarda eh, il gioco e il wargame. Eh, chiaramente, Luca invece di chiedere direttamente mette un messaggio sul gruppo. Eh, no, Luca, eh, non ho ancora inviato comunque la lista aggiornata dei soci. Se sei socio eh, e se in regola l'iscrizione già dovrebbe essere. <coughs> qui già dovrebbe essere, mh, diciamo, eh, registrato il tuo nome. E poi nel caso manda, ciao Raffaele, benvenuto, poi eh, Luca, casomai, eh, manda un messaggio a Udo che gentilmente ti risponde. E vediamo un po' altre cose, no ragazzi, torno in diretta, torno sulla principale, ecco qui, di nuovo avete il mio faccione in diretta, ecco, analisi dei vostri post veloci, e oggi come sono tornato alle due camere ma l'avete visto anche l'altra volta la camera fissa dall'alto e anche la camera mobile eh, che diciamo da utilizzare per mettere in evidenza qualche diciamo eh, counter o qualche diciamo eh, componente del wargame ma utilizzerò prevalentemente la camera fissa intanto vado a fare questa operazione perché altrimenti la camera mobile Potrebbe avere problemi di, eh, diciamo, eh, batteria e quindi vado a rinforzare la batteria. Ho comprato un arnese che mi permette di mettere la batteria al volo e eh, caricarla mentre, mentre sto operando, eh, perché? perché mi aveva dato problemi. In passato, eccolo qua, vedete eh, se ci fate caso, ho messo anche la camera mobile in funzione e sta caricando, quindi non mi si scaricherà perché mi sono accorto, beh, questo è un dettaglio, è un dettaglio tecnico, che quando mi si scaricava una delle due GoPro che uso, eh, il microfono del video eh, che uso sul computer si disattivava e dunque scoperto l'arcano, ho trovato il rimedio. ma Andiamo a parlare di Wargame. Eh, devo dire che questo ciclo di puntate non sto faticando più di tanto perché? Perché probabilmente questo sistema eh, è il sistema che ho più giocato. In passato, non in un recente passato, ragazzi, eh? Eh, un passato di circa almeno che non riprendevo questo sistema, almeno 15 anni. Ma l'ho giocato tanto, quindi eh, basta mh, rileggere e mi rinfresco la memoria, anche se devo dire che eh, ci sono eh, dei particolari che. Eh, devo andare, ciao Marco benvenuto, ah, ecco eh, adesso che ho visto Marco voglio eh, segnalare anche sul podcast perché Marco oggi eh, parlava della Board War Games School che, del Rosselli, ecco, vediamo un po' se riesco a metterla in evidenza, eccola qui, e leggo quello che ha scritto Marco, eh, prima di un ponte da quattro giorni, quindi Marco voi fate il ponte venerdì, eh, ultima giornata del progetto Borgain School fondato d'accordo, fondato Rosselli ormai è capofila perché nella mia scuola non riesco a fare nulla da questo punto di vista, però sono riuscito a concludere eh, i libri e anche oggi c'erano 14 studenti che piuttosto di riposarsi a casa, chattare con gli amici e iniziare l'estate, hanno scelto dopo sette ore di scuola di restare per fare Borgain didattica ho un orgoglio di cui non potete avere idea e visto che sono signore non farò confronti con le presenza al corso Cambridge per docenti in situazione similare Marco, eh, puoi essere orgoglioso, io sono contento che non potendolo più fare o meglio, al momento non me lo permettono eh, nella scuola che dirigo, però eh, in ogni caso sono contento che Marco praticamente eh, mi abbia sostituito e porta avanti il verbo bravo Marco, grande Marco, queste sono piccole soddisfazioni, in realtà non Stiamo facendo nulla di particolarmente eclatante, torno in diretta ragazzi. È, è, è la, la didattica, diciamo ludica, col gioco da tavolo, non solo wargame: Marco eh, non, non usa solo wargame, ma eh, giochi da tavolo. Eh, fatti con criterio di tutti i tipi, eh, ma è bello avere eh, nella scuola questo tentativo di sperimentare. Eh, docenti che, come Marco, non abbandonano sicuramente la tradizione italiana della scuola, ma cercano di sperimentare. È questo quello che facciamo. Cerchiamo di sperimentare. Funziona? Non funziona? Non lo sappiamo, eh, faremo dei lavori in futuro per quanto riguarda la didattica col gioco da tavolo in classe. E continuiamo. Eh, non faremo mai tanti proseliti, ma l'importante è proprio anche per noi sperimentare e metterci in gioco e ricordo poi. Per ricordare Modena, che eh, l'angolino didattico che se riorganizzeremo eh, l'area del Bigistorico tornerà sicuramente. Eh, Marco si è speso molto utilizzando il lavoro di Nicola Zotti, quindi grande Marco che continui con questa tradizione e ci sono poi tante sperimentazioni, non solamente solo la nostra, ma sono particolarmente attaccato a questa iniziativa perché L'ho iniziata e Marco si è subito unito e l'ha portata avanti, se ne parla e vediamo un po' come si evolverà. Ma per quanto, riguarda, per quanto ci riguarda, già siamo soddisfatti. Domani chiudiamo con la didattica al borgay. Bene, però siamo già soddisfatti per quanto abbiamo fatto. Ma mettiamo da parte di nuovo questi discorsi e andiamo sul puro Wargay, perché, ragazzi Tony, con Tony, Raffaele. Damiano e Diego, e beh ragazzi con voi sfondo una porta aperta perché parliamo di X Encounter, eh, chiaramente sto usando la mini mappa di Army Group Center, già ho presentato nella prima puntata la componentistica, tante mappe, ricordo che l'ultima puntata la farò su una mappa eh, standard, ovviamente non posso piazzare il gioco campagna ma è importante che eh, coloro che vogliono approcciare questo sistema eh, sappiano cosa vanno a affrontare e spero che queste piccole delucidazioni che andrò a dare servano a facilitare il compito di acquisire eh, il regolamento. Che vi ripeto, l'ho detto anche oggi nel post. Non è eh, difficile, è strutturato, articolato, ma non è complesso. E spero che questa spiegazione iniziale, eh, che continuerò anche per la prossima puntata, analizzerò anche la logistica, serva. Stiamo utilizzando lo scenario 1, The Battle of Borisov, appunto de definito il learning scenario. Tre turni, tempo dry. Ricordatevi che c'è un'ampia sezione dedicata al weather. Ovviamente, poi chi vuole andrà a leggere i dettagli, ma il weather influisce soprattutto sul movimento delle varie unità. Eh, motorizzate e diciamo di fanteria, fatto molto importante e eh, le tabelle che adesso andremo ad analizzare vi aiutano in questo procedimento, quindi siamo nel eh, giugno 30, non eh, tanto distante da oggi, dry quindi è un tempo che permette, che facilita il movimento di eh, qualsiasi mezzo, non siamo nelle, nelle catastrof nei catastrofici periodi di MAD o l'ingerenza di MAD. E l'altra volta non avevo preparato tutte le unità, oggi le ho preparate. Ovviamente le ho preparate con il mitico Creeper Oregon, queste da due, vedete che bello. Eh, Tony, tu che l'hai appena comprato, o oh, eh, ricordo sempre, utilizzate ogni tanto un lubrificante perché, per eh, aumentare la vita eh, di, diciamo, di utilizzo. Eh, perché la molla è sempre molto pesante. Vedete questo scorrimento che fa: se eh, ungete un po' questi due perni, facilitate eh, il taglio degli angoli. E soprattutto non sottoponete quel lembo di plastica che fa sempre lo sforzo a un'eccessiva pressione. Quindi bene per questo, per questo trimmer. E questo è quello originale Oregon. E chiaramente, Tony, vedrai quello che hai comprato su Alibaba. È praticamente identico, ma come ho già detto, ho riscontrato una molla meno, eh, diciamo, mh, dura. E quindi, paradossalmente, va meglio per quanto riguarda la durata del, eh, del cutter, del trimmer, come volete chiamarlo. Ma andiamo a ripiazzare l'unità. Ovviamente, ragazzi, nel wargame tradizionale, in qualsiasi action encounter dovete piazzare. Vado velocemente perché già avevo analizzato le unità l'altra volta, quindi non mi voglio ripetere. Abbiamo in campo la diciottesima Panzer di Nering. Ecco, vedete, ho piazzato tutte le unità. Ovviamente, oggi sto usando... Per le favolose pinzette, oggi sono proprio nel mio ambiente naturale. Eh, non sempre usiamo le pinzette, dipende dai giochi, ma qui le pinzette sono raccomandate. Qui abbiamo la, le due unità d'artiglieria già le analizzate: la 53esima Nebelwerfer. Che si può usare solo in attacco, ve lo dice quella A, vedete quella A eh, alla destra del primo numero. Quindi ricordatevi, non si può usare in difesa mentre è a un raggio 1. Questo numerino, e eh, vediamo un po' se lo, ve lo riesco a mettere nella camera mobile. Ecco, vado sulla camera mobile, vedete questo numerino piccolino in alto a sinistra, questo 1, vediamo un po'. Eh, eh, aspettate camera mobile mi è sparita la camera mobile ecco qua vedete questo numerino? Questo numero 1 in alto a eh, sinistra indica il raggio, quindi il Nebelwerfer ha 1 di raggio e accompagna nell'esagono 1033 questa operazione della diciottesima contro la prima motorizzata sovietica. E poi avete anche un'artiglieria diciamo standard, la 817, eh, con raggio 2, una 114. 1 come attack, 1 in difesa e 4 di movimento, quindi ricordate il movimento, eh, già vi ho detto che il numero arancione indica che quelle unità quando si muovono eh, si muovono come se fossero motorizzate e poi avete nel ready box, eh, chiaramente utilizziamo questo ready box e torno in diretta dall'alto, eccolo qua, e Ready Box e avete una squadriglia di U87 e una squadriglia di BF 110. E Game Turn siamo turno 5. Già vi ho detto che ogni turno sono due giorni. E, e il tempo è dry, dunque non avete problemi nel muovervi, nel muoverli, diciamo, fuori strada. C'era Tony che in diretta mi diceva. Purtroppo nel mio caso ho dovuto inserire uno spessore sotto la piastra perché i counter si infilavano nella fessura. Sì, ecco Tony, è successo anche a me, eh, purtroppo eh, l'ho praticamente messo da parte perché eh, mi rovinava i counter e se hai, io ho cercato di rimediare, alla fine ho preso un pezzo di ricambio e ci sono riuscito, però... Eh, queste fessure non ci dovrebbero essere, te lo faccio vedere eh, in dettaglio. Ecco, vedi, questo è un trimmer senza quelle fastidiose eh, fessure laterali. Vediamo un po', ecco, non ha le fessure laterali. Invece, a me è arrivato un trimmer che aveva praticamente tutta una parte in cui si poteva eh, infilare un counter e quindi si correva il rischio di rovinarli. Prendiamo i clipper eh, per eh, insomma eh, migliorare l'immagine dei nostri counter e corriamo il rischio di rovinarli male, male. Andiamo a eh, piazzare anche il russo. Abbiamo la eh, divisione motorizzata 335 che va 1727, già vi avevo parlato degli. Ehm... Eh, di come si vinceva questo mini scenario vedete queste mh, queste stelline rosse sono i 5 punti vittoria che deve raggiungere il tedesco non ne bastano 4 e chiaramente in questo caso il sovietico deve eh, resistere e non concedere quattro stelle quattro punti vittoria al tedesco poi abbiamo in 1829 diciamo la parte più e diciamo forte in difesa, perché abbiamo uno strong point quel più 1 è semplicemente un modificatore sul combattimento a favore del difensore, poi abbiamo in 2028. I veri rinforzi e vedremo la particolarità di questo gioco che prevede una fase di reazione del difensore e in questo caso sovietico la fase di reazione deve essere, uso il termine, pilotata dall'HQ. Vedete l'HQ 2228? Ecco, l'HQ l'altra volta non l'ho eh, diciamo eh, dettagliato, vado sulla camera mobile così lo potete vedere, vediamo un po' se lo potete vedere da vicino. Eh, ecco, abbasso. Vediamo se potete. Eccolo qui, con la camera mobile, lo vedete eh, ancora più in evidenza. Sto parlando di, del tredicesimo, vedete 015. Tutti gli HQ hanno un raggio di 4. Attenzione, questo raggio di 4 permette tante operazioni di HQ e già che ci sono, vi dico dove dovete andare a leggere per quanto riguarda. Eh, le particolarità dell'HQ perché, sì, che dico sempre di non leggere, però in questo caso dovete andare, mi pare, alla sezione 15 e leggervi quello che permette di fare un HQ operativo. Ricordatevi bene questo termine operativo perché sappiate che il tedesco può anche utilizzare gli aerei per interdire e rendere non operativo il quartier generale e sovietico. Sto andando a cercare, mi pare, il punto 15 del eh, Combat Face. No, come non detto, allora vado in fondo, vediamo un po' eh, nella sezione special. Soviet units, vediamo un po' se lo trovo. Railroad conversion, Soviet surrender. Eccolo qua. Soviet special units. Quindi, mi raccomando, ragazzi. E operational HQs, molto importante. E vi dice cosa possono fare. Ora, non vi sto a dire tutto quello che possono fare. Ma. C'è un command point value. Qual è il command point value? Ve lo faccio vedere. Il command point value è questo qui, ragazzi. Questo 1 neretto in alto, o meglio nel centro del counter a sinistra, che vi aiuta a eh, ricordare quanti eh, punti operazione ha questo HQ. E tramite questo HQ, questo punto, voi potete. Muovere unità non motorizzate, attivare una soviet guard, andiamo sull'esempio. Sul, sull eh, the total number of orders markers, quindi siamo già a eh, un'altra caratteristica da, da ricordare. Vedete, non è, il sistema non è difficile, ma implementa tante caratteristiche. Eh, ok, one command point can be used to remove one mandatory no-retreat order impo imposed by NKVD eh, units, quindi eh, è la quinto utilizzo, quindi ha cinque utilizzi. Fondamentale il number, quindi uno in questo caso di unità non motorizzate, che l'HQ può attivare per il movimento durante la friendly, attenzione, motorized phase. Invece, eh, per quanto riguarda la difesa, è molto importante il punto C. The number of motorized units within command range eligible to be moved by each operational HQ during the Soviet reaction phase. Ecco qui. Perché un HQ operativo permette di, al eh, sovietico di costruire una difesa più efficace? È proprio questo che torno sulla camera fissa, a cui il, op, scusate, eh, vado sulla camera mobile, ecco, eh, a cui l'HQ deve pensare. Utilizzato soprattutto in difesa quando sottoposto a attacchi frontali e vedremo appunto ho utilizzato quando ho sottoposto a attacchi frontali perché vedremo cosa succede e sto ragazzi per seguire meglio anche la mia spiegazione sto semplicemente prendendo in considerazione la detailed examples of play che trovate a pagina 26 del playbook è molto semplice all'inizio il designer eh, vi fa un'analisi eh, un veloce della situazione. Non è uno scenario sbilanciato, anche se il tedesco ha gli aerei che possono aiutarlo negli attacchi. E, analizzato all'inizio, abbiamo, come dice il designer, 23 punti. In attacco, eh, incluse l'artiglieria contro 19 in difesa, e incluse le artiglierie in difesa, quindi non è uno scenario così facile. Fra l'altro, abbiamo solo come dicevo, tre turni e eh, bisogna eh, prendere 4 dei 5 esagoni obiettivo in tre turni, quindi non è il massimo. Però vi ripeto: questo learning scenario serve per capire come si sviluppa il gioco e andiamo a vedere come si, svilu si sviluppa il gioco. La Weather Face ragazzi non la prendiamo in considerazione perché in questo scenario la Weather Face il tempo sarà sempre dry, cioè sarà sempre bel tempo, quindi non avete bisogno di andare a consultare le regole, ma per queste sezioni che tralascio andrò a approfondirle nelle puntate future quando serviranno. Anche la fase di rimpiazzo non è utilizzata, vi posso assicurare che è molto semplice, eh, ma in tre turni i rimpiazzi non ci sono. E poi c'è una variable reinforcement, il reggimento 115, 115 reggimento tank per il quale si tira il dado, quindi può essere un ulteriore aiuto per la difesa sovietica. E poi arriviamo finalmente alla prima fase che possiamo diciamo, prendere in considerazione che è... L'air face. In questo scenario. L'unico che ha gli aerei è l'asse. Quindi ci permette. Eh, non abbiamo i combattimenti aerei che vedrete quando eh, farò lo scenario più grande sono abbastanza semplici. Ma mm, al, abbiamo questa situazione iniziale e il possibile utilizzo solo da parte del tedesco degli aerei. È chiaro che adesso non entro, non vado a leggere tutto eh, lo scenario, ve lo riassumo, ma in realtà la prima cosa che si fa in questo scenario è andare all'attacco. Allora è interessante, qui stiamo facendo un po' di eh, diciamo grande, eh, una tattica grande operazionale. Eh, la strategia da utilizzare per questa divisione. Eh, Potrebbero essere due direttrici, in ogni caso scegliere di eh, seguire la eh, motorway, questa qui un po per stare a intenderci, una linea attacco fronte-fronte oppure fare un aggiramento. Sentite, se non avessi seguito le, i dettagli del learning scenario avrei fatto un tentativo di aggiramento, eh, ma in realtà probabilmente c'è poco tempo, quindi ecco perché, e vi ripeto, è uno scenario. Che ci permette di capire alcune meccaniche ma in realtà mh, qui è per forza l'attacco fronte fronte che potrebbe essere premiato perché conquistare 4 dei 5 punti obiettivo che vi ripeto sono eh, in questa posizione 1 2 3 4 e 5 beh sono tanti e in tre turni mi sembra un'impresa abbastanza eccessiva e quindi al giramento richiede tempo Dunque, facciamo un attacco fronte fronte, e infatti, eh, seguendo le istruzioni allo scenario, abbiamo ecco lo vedete sulla figura della destra. La diciottesima divisione eh, si avvicina a Novi Borisov, che è la eh, cittadina, immediatamente davanti a Borisov, avete Borisov e Nuova Borisov. Scusate, spero che sia Nuova Borisov. Quindi, il tedesco, il primo suo obiettivo è eh, approcciare il villaggio di Zodino e andare ad attaccare fronte a fronte il nostro, il, nostro, eh, il nostro giocatore sovietico. E prima di muovere, però, giustamente eh, l'ho tralasciato. Dobbiamo fare come vi dicevo, l'air face. Quindi ricordatevi: la fase aerea, nella nostra sequenza viene prima di movimento. E vi faccio vedere come suggerisce lo scenario cosa possono fare gli aerei. Al di là che ne avete due, torno un attimo sulla camera, eh, diciamo eh, fissa, avete due aerei. Sposto un attimo la camera mobile, avete due aerei. Avete uno stuka che eccolo qui, lo ve lo faccio vedere qui. Avete uno stuka che ovviamente con un combat air support di due. È soprattutto utilizzato per appoggiare attacchi al nemico, e poi avete eh, invece una squadriglia di BF-110 che potremmo usare per l'interdizione. Ecco, andiamo a scoprire cosa possiamo fare con la nostra squadriglia di BF-110. Calcolando che in qualsiasi gioco sul fronte orientale gli stuka generalmente sono utilizzati per appoggio ravvicinato agli attacchi, eh, a par, eh, diciamo ragazzi, qualsiasi gioco gli stuka per interdizione: sì, eh, potrebbe anche darsi, però generalmente sono più efficaci nel eh, appoggio agli attacchi delle truppe. Mentre i BF-110 eh, li andiamo a usare più che altro per interdizione. Già ho detto l'altra volta che a me piace come tipo di eh, caccia, di caccia bombardieri il BF-110, ma ha avuto molto sfortuna. Alla fine eh, si è rilevato debole rispetto agli Spitfire. E quindi da eh, caccia bimotore, caccia bombardiere bimotore eh, diurno ha avuto tanto successo da caccia bimotore e notturno eh, grazie anche a tante modifiche che hanno fatto per, eh, per renderlo diciamo un, eh, un degno. Eh, avversario dei, eh, dei bombardieri alleati che eh, bombardavano la Germania che bombardavano la Germania dal eh, 43 inoltrato fino al 45 quindi andiamo a utilizzare questo BF110 eh, premetto ragazzi nella logistica non la stiamo utilizzando parlerò di logistica alla fine di questo scenario perché poi è una delle sezioni più importanti, ma in uno scenario a tre turni, dato che stiamo imparando le meccaniche e scusa logistica, non serve. Ricordatevi comunque che Generalmente il gioco distingue da un rifornimento general supply e un combat supply e dunque anche se avete unità mh, rifornite per diciamo, la sopravvivenza non è detto che possiate avere le unità anche rifornite per l'attacco. Andiamo a seguire l'esempio come dicevo e nell'esempio ecco vado ad aprirlo e che vado a riportare eccolo qui. Eh, il raggio, in questo caso, copre tutta la mappa, quindi non abbiamo problemi e eh, in quanto mh, Proprio per una, una strazione, non abbiamo basi di partenza. Ci sono giochi come l'OCS che ha delle basi di partenza, in questo caso no. Francamente, ecco adesso dovrei andarmi a rileggere le regole. Oh, ciao Claudio, eh, benvenuto. Dovrei andarmi a rileggere le regole perché, ecco, delle volte la memoria eh, è fallace. Non ricordo, eh, per esempio, nel sistema Operational Combat Series ci sono le basi di partenza. Qui. Mi pare che coprano, eh, che coprano tutta la mappa. Oppure, adesso vado in memoria, vado un attimo, vado a vedere fra i count se ci sono count di aeroporto. Non ne vedo. E no, se ben mi ricordo, ci sono solo questi box readiness che permettono di utilizzare gli aerei a go go. Quindi fase abbastanza astratta, ma tutto sommato accettabile. Ecco, vedete. Eh, L'esempio, stiamo parlando del caccia bombardiere BF-110C, eh, quindi usato ancora in operazioni diurne, tenta un'interdizione. Eh, ecco Tony, visto che stavo parlando di Army Group Center, non ricordo eh, qual è il raggio, sono sincero, eh, non, ho, non sono andato a ripassare questi dettagli, ma generalmente proprio perché lo scenario è piccolino, adesso non ho bisogno di ricordarmi il raggio d'azione. Ecco, l'interdizione, ragazzi, per questo scenario di soli tre turni, chiunque lo volesse provare, è molto importante. Perché? Perché interdire un HQ vuol dire impedire a quell'HQ di dare comandi alle unità di reagire. Pensate a questo, e come ho detto nel post di oggi, mi piace questo, diciamo, tentativo di simulare una dinamica di guerra in cui... Si cerca di tagliare la testa, eh, del comandi per evitare movimenti organizzati delle truppe. Ci, ci possiamo stare sì, ovviamente, e stiamo sempre parlando di estrazione. Perché chi me lo dice che quel reggimento non sia abbastanza eh, diciamo. Operativo non abbia un comandante che decide per sé, però ricordatevi: questa è una regola che sul fronte russo, sul fronte sovietico, vale sempre. Generalmente eh, la gerarchia di comando eh, del, dell'esercito tedesco prevedeva decisioni sul campo da parte di colonnelli, maggiori, capitani e tenenti. Mentre la struttura eh, di comando sovietica era molto più rigida. Infatti, trovate spesso in qualsiasi gioco sul fronte orientale, che sia per esempio la Standard Combat Series o similari, HQ sovietici che devono coordinare reazioni, movimenti e rifornimenti della truppa, mentre l'esercito tedesco è un pochino più libero. Questo va a simulare proprio questa differenza a livello operativo, che sia plotone, che sia compagnia, che sia battaglione, che sia brigata, che sia reggimento, che sia divisione, rispetto a. Al, eh, alla struttura un pochino più flessibile eh, per quanto riguarda l'esercito tedesco, ma perché veniva da una scuola eh, di, eh, di ufficiali che prevedeva una decisione immediata sul campo. Non dimenticate, eh, questo eh, basta leggere qualsiasi libro e presumo che. Eh, il campo lo riporti che eh, già si insegnava ai giovani ufficiali tedeschi ad agire in maniera autonoma nel momento in cui eh, c'era la necessità di decidere cosa. Lasciamo stare il sovietico che aveva avuto eh, le, purghe, le famose purghe staliniane e quindi aveva molti ufficiali novellini che avevano difficoltà nel prendere decisione sul campo. Ma gli stessi eserciti alleati non avevano la stessa autonomia degli ufficiali tedeschi a causa di un maggiore a causa di un peggiore addestramento sì eh, a causa anche di una mentalità sì però ricordatevi che l'esercito tedesco ha avuto tanta eh, diciamo eh, tanta prevalenza sul campo grazie a questo modo di pensare e basti pensare adesso vado eh, a Rommel Rommel era eh, certo generale, quindi non doveva combattere in prima linea, ma spesso e volentieri partiva con il suo Greif o col suo eh, mezzo rubato agli inglesi e andava a verificare sul campo quello che succedeva per prendere le decisioni immediate, giusto o sbagliate che siano, ragazzi. Eh? Però è questo che il tedesco ha di prevalenza su tante battaglie lungo il fronte orientale. In questo caso gli HQ. In qualsiasi gioco, e soprattutto in questo, permettono al sovietico di essere più organizzato. Ricordate il range di 4, che qui è un dato abbastanza eh, relativo. Ma in, eh, in una larga, diciamo, porzione di territorio, eh, ricordatevi di tenere a 4 l'HQ da unità che possono reagire. E giustamente. Eh, il giocatore tedesco la prima cosa che fa cerca di interdire, molto importante, quindi ragazzi ricordatevi che per immobilizzare eh, la reazione eh, sovietica, ricordatevi che eh, eh, l'HQ può dare il via a unità eh, in reazione agli attacchi, prova a interdire. In questo caso vi dico eh, che eh, l'interdizione è andata a farsi benedire, non voglio entrare nel dettaglio, ricordatevi che quando fate interdizione eh, si risolve il fuoco su una tabella antiaerea e eh, dato che c'è in un HQ, allora l'HQ dà più 1 nell'esagono che eh, si sta attaccando adiacente in caso di sua presenza, quindi... E il risultato che nel, nell'esempio trovate eh, impedisce al BF110 di essere efficace nell'interdizione e praticamente lo costringe a eh, diciamo, ritornare a casa. Quindi l'interdizione non riesce, ma ricordatevi che uno dei principali utilizzi, se avete chiaramente caccia che, vi, eh, che non vi servono per altre azioni, perché ricordatevi che... Il BF 110, in questo caso, dato che ha 1-1, eh, eh, il secondo 1, può essere usato per appoggiare attacchi a terra. Eh, il BF110 può portare bombe da 250, mi pare sì, da 250, eh, da 250 o da 500, no, solo 250, non me lo ricordo. Eh, ma eh, può essere anche usato come caccia bombardiere. Dunque eh, fallisce l'interdizione, che era un bel tentativo. Quindi ricordatevi uno dei principali: li usa la forza aerea e eh, l'esempio procede alla supply status phase. Vi ho già detto che in questo caso eh, general attack supply non sono usati e condivido la scelta perché perché in ogni caso in uno scenario di tre turni, eh, prima di andare a analizzare un altro aspetto molto importante eh, di questo sistema, è meglio focalizzare sulle meccaniche del movimento e del combattimento. E arriviamo finalmente a una fase tradizionale, la Axis Movement Phase. Vi faccio vedere prima in dettaglio e poi andiamo a... Fare eh, a eseguire anche sulla mappa, ecco, torno sulla mappa in maniera tale che potete vedere, proprio toccare mi piace. Ecco perché non mi piace giocare online. Perché voglio toccare le mie unità, voglio maneggiarle o con le dita eh, in maniera molto, diciamo, eh, attenta oppure con le mie pinzette e eh, muoverle sul campo di battaglia. Ecco perché non eh, amo giocare online forse perché ho giocato tantissimo soprattutto con i card driven online posso dire ragazzi eh, che ho giocato per almeno 10 anni online con tutti i card driven del mondo che trovavo su HTS, che sia Hannibal che sia Successors che sia um, uh, Pazzo of Glory, che sia With the People eh, che sia Shifting Sense. ne abbiamo giocati tantissimi e dunque forse è un rigetto e certo, serviva per imparare bene il gioco. Soprattutto il primo, praticamente quello che ho giocato più di tutti è sicuramente Pazzo Glory, sia online che dal vivo. E, ma eh, il bello del board game, come dico, dico sempre, è l'interazione con l'altro, poi ragazzi, non eh, sottostimo eh, la, mh, diciamo, il fascino di piazzarsi una mappa una sera. E studiare le unità muovere e chiaramente se sono sia l'avversario questo può essere anche un diciamo un ripiego un piacevole ripiego in questo caso le unità come ho detto muovono fronte fronte ricordate che questa è la motorway una sorta di autostrada in cui in drive muovono di un terzo tutte le il rosso indica le motorizzate ragazzi ecco qui e l'esempio mi dice che eh, abbiamo deciso un attacco fronte fronte ecco portiamo i due reggimenti di eh, fanteria motorizzata la 52esima e la 101esima ecco abbiamo una, un angolo smussato un, un avanzo di angolo di cartone eh, dal, dal clipper la 877 che è la nostra veramente i nostri panzer veri panzer siamo, presumo che siano più che altro Panzer 3 e 4. Eh, ma vi ricordo, poi al di là della tipologia, era come il tedesco lo impiegava. Anche se qui abbiamo un attacco fronte a fronte, poi sempre rifacendosi all'esempio, ragazzi, vedete che la 329, i nostri diciamo armored, queste autoblindo, le spostiamo anche se questo, francamente. Non lo capisco, ma generalmente ah, scusate, non avevo piazzato un'altra 115. Eh, probabilmente è per eh, impedire alla 115, torno sulla camera fissa eh, di muoversi perché qui abbiamo eh, un'altra un stellina rossa. Ma se decidiamo di attaccare fronte a fronte lo strong point, adesso andremo ad analizzare. E tutta la forza potremmo anche dividere due forze fare così per esempio ragazzi portarsi poi all'attacco è forse la cosa migliore ma adesso vi facciamo vedere un attacco eh, portato a fondo con quasi tutta la 18 eh, divisione panzer e soprattutto eh, ricordatevi che andiamo a piazzare un'artiglieria che muove eh, sempre su strada quindi raggiunge facilmente Zodino a Raggio 2, quindi può appoggiare lo strong point. Ve lo faccio vedere sulla camera fissa. Eh, abbiamo mosso la nostra artiglieria qui nella cittadina di Zodino. E siccome a raggio 2, allora può tranquillamente appoggiare l'attacco allo strong point a Nova Borisov. Eh, eseguito dalla diciottesima, anche i Nebelwerfer vedete non li ho ancora mossi. Vi faccio vedere dove li, dove li mette l'esempio, ma li porta sotto allo stack, allo stack grande poter, perché? perché i Nebelwerfer hanno questo problema, hanno raggio 1. Quindi eh, se li portate a 1000 unità e non sono difese, correte il rischio di perdere. Perché? Perché la, eh, le unità ve la faccio vedere in diretta. L'unità ha difesa 1 quindi abbastanza scarsa. Dunque, questa unità andrà sotto allo stack che sta attaccando fronte fronte il nostro eh, Strong Point. Ecco il movimento: vedete, ragazzi, eh, fra l'altro, non abbiamo eh, difeso i fianchi. Eh, in questo caso, dato che non abbiamo bisogno di General Supply, è inutile, però, ragazzi, in altre circostanze qui e ve lo faccio vedere cancello un attimo. Beh, qui ragazzi, in altre circostanze se eh, stessimo usando eh, General Supply, beh, in ogni caso la minaccia di questa unità richiede un piazzamento di un'unità qui, almeno che la tenga, che tenga un fronte continuo. Questo è il Lex Encounter generalmente in cui ci sono le zone di controllo, richiede un fronte. E molti vedo delle volte qualche designer che abbandona l'idea della zona di controllo non so forse è la mia forma mentis ma la zona di controllo rappresenta un fronte e fino a prova contraria c'è sempre una linea del fronte e la linea del fronte ti permette di controllare il nemico e se ci sono degli sfondamenti di concentrare le truppe di riserva su quel punto della linea del fronte in pericolo e tutti gli eserciti, lo vediamo anche negli eserciti moderni, eh, non so, nella, nello sconflitto russo-ucraino, anche lì c'è una linea del fronte ben delimitata. E gli ucraini, quando vedono che non possono più reggere, si ritirano e fanno un'altra linea del fronte. Per dire che la linea del fronte si costruisce con le unità e con le zone di controllo, dove lì è prevista la zona di controllo, e quando vedo che un wargame, non prevede la zona di controllo, ehm, gioco in maniera insomma, un pochino anomala, eh, perché prima di tutto, bisogna sempre prevedere una zona di controllo, una proiezione del controllo, da parte dell'unità, e dunque ecco perché prediligo, eh, l'ex encounter con zone of control, ma è chiaro, che poi se il designer dà una sua interpretazione, ben venga: l'importante è che non stravolga il, eh, il gioco. Perché se giocate in Normandia, se giocate lungo il fronte russo e se giocate in Italia. Adesso ho dato lasciamo stare il deserto, perché il deserto tutto sommato non ha ragione per questo eh, discorso. Ma Durante tutta la seconda guerra mondiale parlo della seconda guerra mondiale, ma è un discorso valido anche per la prima guerra mondiale. Forse ne possiamo parlare per, altre, per altri periodi, ma in questo caso una linea del fronte è sempre necessaria, una linea del fronte ha sempre necessità di zone di controllo, proprio perché un'unità è come se proiettasse la sua presenza su un certo eh, porzione di territorio e dunque noi siamo abituati a eh, utilizzare il controllo nel fronte. Quindi in questo scenario, eh, se fossimo in una, eh, in una zona più ampia, sicuramente dovremmo portare delle unità qui, e qui a tenere il fronte, ma dato che perché poi si tiene il fronte, soprattutto per non farsi tagliare il rifornimento, cosa molto terra-terra, ma eh, che è un concetto nei wargame che si capisce eh, molto velocemente e non avere presenza di unità senza zone di controllo. Qui possiamo anche non occuparcene perché? Perché non abbiamo il problema del supply. Come ho detto, in questo scenario a tre turni possiamo fare quello che ci pare. Ecco perché è uno scenario un pochettino astratto. Eh, ovviamente, eh, vi ripeto, in una situazione diversa questo fronte andrebbe tenuto soprattutto in queste due posizioni, da unità e zona di controllo. Ricordo che. La scala è circa 5 miglia, 8 km, lo stacking point molto alto, eh, 10, eh, ricordatevi che il numeretto nero sulle unità di combattimento indica lo stacking point e dunque eh, questo stacking point, stavo pensando ragazzi Prima ho parlato di un punto comando. Voglio leggere una cosa perché vedete che poi mi vengono i dubbi. Voglio correggermi subito. Avessi detto una inesattezza e in questo caso flagellatemi perché ho parlato di un punto operazione. Sì, eh, grazie a Dio perché eh, potevo confonderlo con lo stacking points, il numeretto che trovate sulle unità. Alla, eh, ecco, alla sinistra del simbolo NATO, e invece è il command point. Grazie a Dio, non ho sbagliato. Ecco, eh, dicevo, eh, quindi muoviamo anche in maniera un po' astratta. E questa 317 la portiamo sotto lo stacking eh, che sta attaccando Nova eh, Borisov. E vediamo anche, ripassiamo un po' lo stacking: ho detto 10 punti di stacking point. E qui ne abbiamo 2467, 7 vedete 7 stacking point e dunque ci stiamo tranquillamente vado a fare un po' di a cancellare i miei schemi e torno a eh, anzi le lascio così in maniera tale che possiamo capire bene con quanti fattori stiamo attaccando ragazzi con quanti fattori stiamo attaccando è abbastanza intuitivo è il primo numero a tank strength stiamo utilizzando 8 questo rosso indica che stiamo utilizzando un'unità armored, ma purtroppo contro uno strong point questo corazzato non può essere assolutamente così efficace. Abbiamo il eh, 3 dove, dove ho lasciato i genieri, ah, eccoli qua avevo lasciato anche dietro i genieri, ci sono anche i genieri, eh? ci sono anche gli, gli ingegneri che servono per neutralizzare le, eh, le difese diciamo organizzate del Sovietico. Quindi abbiamo 8. 10 dei ingegneri che partecipano all'attacco, 3 dei due reggimenti, quindi abbiamo 16. Andiamo a utilizzare anche chiaramente il Nebelwerfer che si usa solo in attacco in difesa 19. E attaccheremo poi, siccome abbiamo detto che l'artiglieria raggio 2, quindi eh, segnato, ve l'ho già fatto vedere prima, 1, quindi 19, abbiamo 20 strength point. Strand points all'attacco contro il nostro eh, giocatore sovietico che ha attenzione. Inizialmente abbiamo tre unità con lo strong point. Andiamo a rifarci però all'esempio. Allora, vedete questo quadratino? Vado a cancellare questo quadratino. Indica abbiamo mosso, vi ho fatto già vedere il movimento. E alla fine del movimento il eh, tedesco fa un declare attack, quindi andiamo a piazzare questo declare attack, Ve lo faccio vedere, stiamo attaccando Nova Borisov, questi sono i segnalini che poi quando farete la campagna utilizzerete, eccolo qui, dopo aver compiuto il declare attack noi, ecco torno in diretta sulla noi andiamo a eseguire una possibile reazione sovietica tanto è vero questo è molto importante ragazzi per capire come si svolge il gioco avete l'axis attack declaration phase ho conteggiato i punti e poi passate alla soviet reaction phase e eh, questo che eh, questo rende un po più dinamico il gioco e questo eh, vi farà capire, ma lo faremo nella prossima puntata. Non so se riuscirò a farla domani, venerdì o sabato, non posso preannunciarlo, ma ci sarà sicuramente perché porterò avanti questa eh, diciamo, quest analisi. E nella Soviet Action Face vedremo che, scusate, che la mancata interdizione permette al sovietico di reagire meglio e di, eh, diciamo. Eh, opporsi all'attacco tedesco portato da 20 fattori contro gli iniziali 3, come vedete dal, eh, dalla diretta. La, ve li faccio rivedere. Questo declare attack fatto contro queste due unità iniziali, ma che saranno rinforzate da chi? Sicuramente da qualche unità in 2028 attivata dall'HQ. Queste unità possono essere attivate perché sono entro 3 dall'esagono attaccato e sono entro il raggio dell'HQ. Vedete, vi do sempre dei modificatori o delle distanze, ma una volta che avete imparato il gioco scorre abbastanza velocemente. È chiaro che eh, qui stiamo parlando di una piccola porzione di fronte, ma in realtà poi gli attacchi, questa sarà la sequenza con che seguite per tutti gli attacchi. Quindi, ora, o meglio, dalla la prossima volta, assisteremo alla, vi faccio rivedere, alla Soviet... Reaction phase, siamo a questa parte, eccola qui, vi farò vedere come reagisce il sovietico e andremo poi a eseguire l'attacco dopo l'azione la sovietico. Se avessimo, fossimo riusciti a interdire eh, l'HQ, questa eh, fase di reazione sarebbe stata praticamente nulla o debole. Dunque, eh, l'interdizione aerea per il tedesco quando vuole evitare una difesa organizzata dal sovietico, è assolutamente importante. Ma con queste pillole di saggezza per quanto riguarda eh, il fronte orientale, con il nostro Barbarossa Army Group Center, eh, continueremo con queste pillole di saggezza la prossima volta. Ora, eh, prima di tutto, concludo la diretta video con chi ci ha seguito ci asseguirà, e vi do appuntamento probabilmente a... Domani, ma eh, domani non so se andrò in diretta perché devo girare lo speciale dedicato al magazine Storie dei e Guerrieri e quindi devo, devo verificare quando posso, ma probabilmente tornerò sabato e domenica eh, per quanto riguarda Storie dei e Guerrieri. Vi do appuntamento per la puntata dedicata alla fase di azione sovietica, il combattimento e il completamento del primo turno per quanto riguarda questo scenario di Battle of Borisov. Intanto concludo il video, ciao, buon 2 giugno, un abbraccio e ci vediamo presto, via con la sigla finale. Bene, bella chiacchierata, vi ringrazio per essere intervenuti, non era facile oggi. E come avete visto oltre a spiegare il wargame cerco di eh, farvi amare le meccaniche sull'ex encounter ho parlato di zona di controllo ho parlato di eh, sempre avere in mente una linea di fronte soprattutto nel wargame tradizionale eh, Claudio tu che hai comprato Normandy 44 vedrai l'importanza del fronte in Normandia ma l'importanza del fronte Soprattutto in Europa, sul, sui campi di battaglia in Europa è sempre stato fondamentale. È chiaro che, ecco, Diego, che è un esperto della warfare del XVII e XVIII secolo, non possiamo dire lo stesso per quel periodo che è ben diverso dal, dai combattimenti del XX secolo. Con questo, ragazzi, un grande abbraccio e vi auguro un grande 2 giugno eh, ci sentiamo presto spero venerdì ma se non vado in onda venerdì andrò in onda sabato venerdì probabilmente vado ad anticipare e grazie per essere stati presenti e aver avuto la pazienza di seguirmi ciao e alla prossima